Buongiorno, benvenuti in diretta dagli studi di Cremona 1. Buona Santa Lucia a tutti i nostri telespettatori, telespettatrici e soprattutto a tutti i bambini. Speriamo che possano aver ricevuto tutti i regali che in qualche modo avevano segnalato a Santa Lucia. Allora, anche oggi insieme, in questo 13 dicembre, con tanti appuntamenti, subito le immagini che ci ha mandato il collega Giovanni Gardani dalle zone allagate, alluvionate, ne abbiamo parlato anche nell'edizione di ieri. Resta critica, infatti, la situazione in buona parte del centro nord dopo le piogge intense, la neve e il maltempo che ha colpito in particolare Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, una corsa contro il tempo a Brescello, da dove ci arrivano queste immagini per soccorrere gli oltre 1000 sfollati nei paesi assediati dall'acqua. Queste in particolare sono immagini che ci arrivano da Lentigione, dove il torrente Enza ha rotto gli argini, e sono immagini che colpiscono. Insomma, d'altra parte, appunto, tutti i soccorsi sono stati attivati e naturalmente tutti ricordano che Brescello è il paese così dove sono state ambientate le vicende di Don Camillo e Peppone. Tra l'altro, come possiamo vedere, c'è un film del 1953 che è intitolato Il ritorno di Don Camillo, che appunto mostra Brescello allagato con l'esondazione del fiume Enza, e forse in quel caso molto più cinematograficamente le acque del fiume Po. Vedete qui Don Camillo in chiesa, la chiesa completamente allagata, per fortuna in questo caso l'acqua non è arrivata fino a questo livello, però insomma è particolare ricordare come la zona appunto venisse già ricordata come una zona che temeva gli allagamenti fin da 60 anni fa. E qui c'è il famoso appello di Don Camillo. Bene, 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 torniamo in studio all'asciutto. Nicoletta, sei asciutta? Scusate, sono arrivata, stavo lavando la ciotola del latte che ho lasciato all'asinello stanotte. Ah, beh, certo, bisogna essere precisi. Due goccine, quindi stavo lavando la ciotola. Allora, oggi tra l'altro parleremo di vinili, per tutti gli appassionati, parleremo di dischi, perché sabato e domenica al Museo del Violino ci sarà un'esposizione molto particolare, una mostra mercato di vinili. Tra l'altro il boom prosegue, un boom che sta andando avanti già da qualche anno, tanti gli appassionati, anche fra i giovanissimi. Tra poco ne parleremo con gli organizzatori di questa mostra mercato. E a proposito, invece, ecco qui la locandina che annuncia la fiera del disco, del CD e del vinile. A proposito di Santa Lucia, oggi parleremo di questa ricorrenza con il club Tredunion, che rinnova questa tradizione di portare la Santa Lucia ai bimbi che insomma hanno più bisogno, che hanno scritto delle letterine, e che quindi oggi questi regali saranno consegnati direttamente ai bimbi, e sarà una grande giornata di festa, e quindi ne parleremo con loro. A proposito di Santa Lucia, la Santa Lucia a Natale, il concerto di Natale in Duomo il 22 dicembre con il coro Costanzo Porta, diretto dal maestro Antonio Greco, che tra poco incontreremo. E poi? E poi parleremo della giornata mondiale dei diritti umani. Sarà presente domani a Cremona un fotografo di guerra, Livio Senigalliesi, che incontrerà alle 8.30 gli studenti del Torriani, e poi in tarda mattinata invece si trasferirà a Crema, dove sempre incontrerà gli studenti. Ebbene, Livio Senigalliesi più tardi sarà nel nostro studio. Molto bene, molto bene. Vorrei ricordare un appuntamento con un film molto bello, anche perché è girato da Alessandro Sciglitani, che abbiamo già ospitato qualche tempo fa via Skype, lo abbiamo incontrato. Ebbene, ha firmato anche l'ultimo documentario di Paolo Rumiz, intitolato La strada di Rommel. Così come è accaduto per il fiume Po, anche per la disfatta di Caporetto, Paolo Rumiz ha ripercorso i luoghi e le storie di soldati e ragazzini che simularono per l'Italia nel conflitto 15-18. Possiamo mandare le immagini? La strada di Rommel promette di raccontare la disfatta di Caporetto vista dal nemico. Una narrazione alla rovescio, un viaggio che segue da vicino il primo tenente Erwin Rommel tra i protagonisti dello sfondamento austro-tedesco sul fronte di Caporetto il 24 ottobre 1917, e il suo percorso da Tolmino fino alla vetta del Matajur, dove appunto ha ripercorso Rumiz questa
questa strada particolare. Sapete che Rumiz, grande scrittore e giornalista, proprio ripercorre nel vero senso della parola, come vedete da queste immagini. Il film sarà proiettato questa sera alle 21 al Cine Chaplin. Senti un po', facciamo un po' di auguri, ascoltiamo un po' di auguri dei nostri telespettatori e concittadini cremonesi che Vai. Hanno fatto al nostro microfono, andiamo a sentirli insieme. Auguri a tutti i miei amici, cari, vicini e lontani. Buon Natale a tutti e che il nuovo anno sia migliore in tutti i sensi. Dunque io faccio gli auguri a tutta la mia parentela, a tutte le amiche di Buon Natale. Happy Merry Christmas for everybody and I wish you all the best and bless everybody on the world. Thank you. Tantissimi auguri a mia figlia Valentina. Grazie. Auguri di Natale a tutta Cremona. Auguri di Natale a mio nipote a Londra, Matteo. Allora papà, ti faccio tanti cari auguri di Buon Natale. Un bacione da tuo figlio. Ciao. Ciao mamma, ti faccio tantissimi auguri di Buon Natale. Aspetta, ne mettici, dici se siamo a posto. Ma no, tu fai apposta. Tanti auguri al gruppo podistico di Codogno. Buon Natale. Allora, tanti auguri di Buon Natale ai miei nipoti e ai miei cognati che vivono a Cutro. Auguri di Buon Natale a tutti gli amici e soprattutto alla mia famiglia e aggiungo anche a tutti i tifosi grigio-rossi. Facciamo gli auguri a tutti gli amici di Termoli. Ciao. Ciao! Tanti auguri di Buon Natale a tutti i cremonesi, a tutto il mondo, a tutta l'Italia, a tutti. Tanti auguri di Buon Natale a Marti e Ricky. Buongiorno, sono Ludmilla Krilova. Con tutto il mio cuore faccio tanti auguri di Buon Natale, buone feste. Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, с наступающим Новым годом. Всех, кто меня знает в Кремоне, я Андрей, живу в Кремоне, с наступающим Рождеством. Auguri. Allora, a tutti i miei amici di Cremona, buon Natale. Ciao. A tutti gli amici, parenti, alla Gabri, auguri di buon Natale. Allora, faccio gli auguri alla mia amica Cosetta che si trova qua davanti a me e che è una persona adorabile, le voglio tanto tanto bene. Io ti mando auguri a tutti i senegalesi, tutti gli stranieri, stracomunitari, tutti gli italiani. Auguri, buon anno. Tanti auguri di buon Natale ai miei nipotini, a mio figlio, a mia nuora e a tutti. Auguri di Buon Natale a tutta la città. Tanti auguri di Buon Natale ai figli, al marito, a tutti gli amici e parenti. Un grande saluto e un affetto grandioso alla mia nipote Cinzia, il marito, il figlio Leonardo, il figlio Tonino e Francesco. Un saluto di Natale, Capodanno, con grande affetto da Leonardo. Leonardo, fatto un po' di confusione, troppi nomi. Bene, tanti auguri a tutti, speriamo che qualcuno si riveda, insomma si riconosca nel nostro video di auguri che vi ricordo potrete rivedere in uno speciale sia il giorno della vigilia sia il giorno di Natale, quindi se li avete persi poi potete guardarli tutti insieme. Vi ricordate i gatti di calza che abbiamo fatto qui in studio con Rossella e Nicoletta della Caritas? Eccoli qua, i gatti di calza. Ieri c'è stata una giornata pre-Santa Lucia alla casa di Nostra Signora in via Ettore Sacchi a Cremona e c'è stata un altro momento insomma conviviale con i ragazzi, con il fieno di Santa Lucia, l'asinello, c'era anche il vescovo Napoleoni e c'è stata anche la vendita benefica dei gatti di calza. Tra l'altro ne hanno realizzati veramente tantissimi i ragazzi delle scuole, ormai non li contavano neanche più, sono oltre 300-400, insomma tantissimi. Ieri sono stati venduti alla grande e per il progetto Gatti di Calza, attraverso cui Caritas aiuta la scuola primaria Ugo Betti di Camerino, ieri la vendita è andata benissimo e quindi l'obiettivo di comprare la TV per la scuola di Camerino è assolutamente assicurato. Sono stati raccolti 400 euro, quindi questo televisore, che poi sarà unito anche a un lettore CD che speriamo possa essere acquistato presto, serviranno per le ore di musica e di inglese, quindi
Complimenti a tutti e quelli che hanno acquistato questi gatti di calza, perché insomma è stato un bel gesto. Bravi, bravi, complimenti. Altri appuntamenti: torna il balletto al Teatro Ponchielli questa sera alle 20:30, lo Junior Balletto di Toscana, con una coreografia che riproporrà un grande classico, La Bella Addormentata. Altri appuntamenti nel pomeriggio: Santa Lucia sulle ali della lirica alle 17:30 nel salone della Società Filodrammatica Cremonese, dove ci sarà l'esibizione degli allievi dell'Accademia di Canto tenuta da Nadia Petrenko. Uno spettacolo da non perdere al San Domenico di Crema questa sera, anche perché il titolo lo conosciamo tutti, con i grandi Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Ricorderete il film Una giornata particolare. Una scelta coraggiosa quella di portare questo testo a teatro, una scelta coraggiosa che vede i volti di Giulio Scarpati e di Valeria Solarino, chiamati appunto a vestire i panni di Mastroianni e della Loren. Un film splendido che appunto ci ricorda questo periodo molto particolare. Il film è ambientato a Roma durante un messaggio della Duce, e la coppia invece rimane in casa e si scoprono così molti particolari questa sera al San Domenico di Crema. Vogliamo ricordare che siamo in diretta Facebook e quindi ci stanno guardando magari dallo smartphone o dal computer durante la nostra diretta. Ciao a tutti quelli che ci seguono dal telefonino o dal computer, seguiteci. E anche ci saranno anche i fuori onda durante la nostra pubblicità, quindi mi raccomando, non dire delle cose segrete, non dire le parolacce. No, non dire... non le dico mai, specialmente vero, sotto Natale. È vero, non c'è mai basta un'occhiata a volte. Sì. Ecco, va bene. Oh, volevo ricordare un'ultimissima cosa: una mostra inaugurata e organizzata da Tapirulana a Cremona, parliamo di Tognazzi. Sì. Una mostra organizzata 2 anni fa da Tapirulana, si chiamava 33T. D'autore, cioè 33 locandine dei film del grande Ugo Tognazzi erano stati esposti e reinterpretati da 33 artisti. Ebbene, questa mostra è stata talmente apprezzata che da sabato 16 sarà esposta nella nuova sede del Museo del Manifesto Cinematografico a Milano, in una rassegna intitolata Cremona per Ugo, dal 16 al 30 dicembre, e quindi insomma questa cosa ci fa piacere. Mettiamo in moto il nostro carrello perché adesso andiamo in cucina, prepariamo i timballini di riso con dadolata di zucca gratinata e amaretti senza glutine, perché sarà un piatto assolutamente salutare, senza glutine, senza lattosio, se non mettiamo gli amaretti senza nickel, quindi insomma anche per chi ha problemi di intolleranza sarà un piatto assolutamente a portata di tutti. Quindi ci servirà del riso carnaroli, della zucca tagliata a dadini, una mezza cipolla di Tropea, del brodo vegetale, del burro senza lattosio, un mezzo bicchiere di vino bianco, degli amaretti ovviamente senza glutine, 150 grammi di parmigiano grattugiato oltre 30 mesi, poi dell'olio extravergine. Allora, chi, quando parliamo di intolleranze, può venire a cucinare nella nostra cucina? La dottoressa Annalisa Subacchi. Buongiorno, buongiorno dottoressa. Oggi tocca a me. Oggi tocca a te, Annalisa. Sì, assolutamente. In questa versione così da... Esatto, se quello che dico sempre ai miei pazienti, se riesco a farlo io, riuscite a farlo anche voi, sicuramente. Sì, sì. È una ricetta molto semplice da fare, quindi vi ho portato qualcosa che è prevalentemente di questo periodo, quindi con ingredienti invernali che potete anche riciclare per la vigilia di Natale, per le feste natalizie. Esatto, infatti pensavo che questo potrebbe essere un piatto proprio da poter abbinare. Calorie, siamo sulle 400 calorie, quindi per chi vuole rimanere in forma è adattissimo proprio per la stagione, e va bene, come dicevi, per gli intolleranti al lattosio, proprio perché abbiamo questo burro chiarificato, il formaggio oltre 30 mesi, abbiamo anche il glutine, l'assenza di glutine, quindi per la presenza del riso come impasto principale, e come dicevi te, la variante amaretti potrebbe essere tolta se vogliamo rendere questa ricetta adatta proprio per chi ha problemi di allergia al nickel. Okay. Vi farò vedere un po' i passaggi, qualcosa ho cominciato già a rappresentarvi, quindi a tagliare a dadini i vari ingredienti. La prima regola della cucina, come dice sempre mio marito, tieni pulito il tavolo da cucina. Infatti sai che quando vengono qua gli chef veri hanno sempre ovviamente il loro straccio, che adesso non mi ricordo come si chiama, loro lo chiamano un nome proprio specifico per chiamarlo, perché ogni
ogni due per tre tirano fuori. Assolutamente, assolutamente. Invece tu sei un po' che fa casino in cucina. Diciamo che io metto a posto, lui cucina, e però io sono un po' confusionaria. Mio marito dice che anche se faccio una pasta asciutta riesco a riempire una lavastoviglie. Giusto, ma siamo donne. Però dopo era buona la pasta asciutta. Assolutamente, assolutamente. Ascoltami, la zucca ovviamente andrà cotta, quindi ci vuole un po' di tempo. La fai al forno? Allora, facciamo una parte di zucca al forno. Diciamo che come ingredienti abbiamo proposto quei 250 grammi di riso. La zucca la dividete in due parti, 250 grammi da mettere direttamente cotta da condire insieme al riso mentre cuoce e 250 grammi invece da mettere direttamente al forno. In forno a 30 minuti 180 gradi. Okay. Potete metterla in ultima seduta, la zucca al forno, quando faremo cuocere in forno i timballini di riso che precedentemente cuoceremo il riso in padella. Quindi una parte viene fatta in padella e una parte verrà fatta direttamente in forno. Comunque poi vi spiego anche i vari passaggi. Allora, visto che questo è il procedimento più lungo, cosa facciamo? Mettiamo in forno subito questo? Cominciamo a dividere la zucca in due parti uguali, 250 grammi e 250 grammi, e tagliarla a dadini piccolini. Vi consiglio proprio, proprio questi dadini in modo piccolo, anche perché così mangio veloci. Esatto, riesce a cuocere anche velocemente. Questi sono ancora da tagliare, quindi comincerò a tagliare questi. Va bene. Allora, a me piacciono cose molto piccole in modo tale che riescano a cuocere, anche perché una parte andrà insieme al brodo di cottura del riso. Se la zucca è tagliata troppo grossa, ci mettiamo troppo. La zucca ci mette un sacco. E poi, se riusciamo, ho una piccola sorpresa che non era dichiarata. I semi di zucca. Certo. Quindi magari riusciamo anche a riciclare i semi di zucca. Li ho precedentemente tolti dalla zucca, li ho lavati, li ho puliti, li metteremo al forno e faremo questo esperimento. Diciamo che questo è un esperimento, quindi lo proviamo insieme. La cucina circolare, non buttiamo via niente. Assolutamente. Vi ricordo il vino, qualche nickel dirà ma il vino fa male, ma il vino lo utilizziamo per sfumare, quindi non rimane direttamente nel piatto di cottura. La cipolla, rigorosamente cipolla di Tropea, perché contiene meno nickel rispetto agli altri alimenti. Certo che quella del nickel è una bella rottura. Purtroppo sì, però voglio portarvi anche una ricetta che anche gli allergici al nickel e spesso intolleranti al lattosio e celiaci possono godersi e gustare una ricetta come si deve. Perché poi noi adesso useremo i pirottini e questi di alluminio, ma ovviamente per quelli che sono intolleranti al nickel devono usare quelli di silicone. Assolutamente. Noi per comodità usiamo questi, anche perché qui penso che non ci sia nessuno intollerante all'allergico al nickel. No, per ora. Però nickel, ricordatevi di cambiare questi pirottini che di questo materiale non vi vanno assolutamente bene. Va bene, allora noi, Annalisa, iniziamo a tagliare la zucca, perché è un lavoro un pochino lungo e così macchinoso. Intanto diamo la linea a Giovanni, che ci presenta il primo ospite. Primo ospite tra poco, intanto diamo un'occhiata come apre il sito Cremona Oggi, vediamo un po' qual è la notizia di apertura, una notizia di cronaca che ha una valenza nazionale. Casalesi, arrestate le donne del clan Zagaria, indagini anche a Cremona. Vediamo se puntualmente quando do il web si blocca tutto. Benissimo, ok, allora vi dico io, sono antipatico al web evidentemente, è saltato tutta la corrente qui e quindi niente web. Ci vediamo fra poco con i nostri primi ospiti, parleremo di dischi in vinile, a tra poco. Di dischi e di vinili, perché sabato e domenica all'auditorium del Museo del Violino, o meglio negli spazi del Museo del Violino, torna ci sarà l'esordio della prima edizione della fiera del disco e del vinile. Possiamo già vedere anche la locandina, eccola qua, Museo del Violino, il 16 e 17 dalle 10 alle 19 la fiera del disco, tra l'altro promossa da un'associazione che ha un nome molto singolare, si chiama Ernial Disco. Ci hanno messo in mezzo qualche Y e qualche K, però insomma il riferimento è quello. Vi presento subito i nostri ospiti per l'organizzazione: Claudio Arisi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E poi il grande esperto e collezionista Erminio Mola, buongiorno. Buongiorno. Allora, per gli appassionati che sono sempre più numerosi dei vinili, è vero? Abbiamo qualche numero, riusciamo a capire quanto si sta ampliando già da qualche anno questo settore? Diciamo che il settore è consolidato già in Italia da una trentina d'anni, con appuntamenti annuali importanti, tra cui le vecchie
e storica Fiera di Novegro di Milano al Parco Esposizioni e soprattutto dopo la, diciamo, la crisi del vinile negli anni 90, dove era stato sopraffatto dal compact disc, c'è stato un nuovo ritorno e negli ultimi anni anche le industrie discografiche hanno cominciato a stampare sempre di più vinili in tiratura limitata e per i nuovi artisti. Allora, intanto facciamo una piccola cronistoria. All'inizio degli anni 80, nei primi anni 80, ci fu l'esordio del CD. E questo per molti avrebbe in qualche modo avrebbe spazzato via i dischi in vinile, anche perché il CD assicurava una qualità digitale, era certo, più facile maneggiarlo, quindi di dimensioni più piccole, aveva un suono più pulito, eccetera, eccetera. Il CD vero e proprio poi ha iniziato a diffondersi verso la fine degli anni 80, primi anni 90, questo perché ho un ricordo diretto, diciamo, per l'utilizzo che ne facevo in radio. Però effettivamente poi da qualche anno il vinile è tornato alla carica, prima nell'ambito di una nicchia di super appassionati e poi insomma adesso si sta veramente sempre più diffondendo. Recentemente, pochi giorni fa, è uscito il nuovo lavoro di Jovanotti, Ovvita. Ebbene, lui, la prima copia che ha voluto, come dire, mostrare in pubblico in un temporary shop a Milano è stata proprio la copia in vinile del suo disco. Quindi, insomma, questo vi dà anche un po' il polso di quella che è la situazione. E quindi ci sono anche tante fiere, tanti incontri di appassionati e non solo. Quella di Cremona, per la prima volta arriva a Cremona. Ecco, qual è il significato di questo evento? Diciamo che anche Cremona si è un attimino destata, ha capito, grazie soprattutto a personaggi come Claudio che da tanti anni è sulla piazza e non soltanto è un grande collezionista, abbiamo qui uno spaccato di copertine che sono delle opere d'arte, alcune molto, molto importanti, con autori tipo Andy Warhol, tipo che hanno fatto queste copertine, tipo Crepax, tipo Mario Schifano. E sono autentiche chicche. Mm-hmm. In più, ormai le varie piazze hanno occupato le loro postazioni nei comuni più importanti. Novegro, parlava di Novegro, ma c'è anche Bologna, c'è anche tutta Italia. Hanno. Cremona comincia adesso, perché noi arriviamo sempre buon ultimi, perché, però per l'amor di Dio, meglio tardi che mai, insomma. E poi sarà un successo. Tra l'altro alle 17 di sabato l'evento I Vestiti della Musica con Paolo Mazzucchelli, un viaggio alla scoperta delle copertine dei dischi più importanti, della storia da cui sono nati, degli aneddoti che ruotano attorno. E insomma anche questo sarà un momento, sì, no, di grande discussione. A proposito di copertine importanti, di aneddoti, di foto, che cosa ci ha portato qui a Risi? Diciamo che il lato grafico, oltre che l'aspetto fondamentale musicale, è stato assolutamente legato proprio alle epoche. E abbiamo qua un disco importantissimo, bravissimo, che è il primo album originale in questa edizione del Banco del Mutuo Soccorso, che era il gruppo di punta. Anno? 1972. 72. Era il gruppo di punta della casa discografica Ricordi, assieme all'epoca dal primo Edoardo Bennato. Questo è quotatissimo. Beh, diciamo che una cosa fondamentale nel discorso collezionistico sono le condizioni dei vinili e delle copertine. Certo. Perché in base al commercio, alla ricerca che c'è dei vari dischi legati alle varie epoche, le condizioni, più sono vecchi, più. Per cui questo qui è un disco di 45 anni in condizioni ottime e sono dischi di un notevole valore collezionistico. Vediamo qualche altro esempio? Beh, diciamo che un altro opera d'arte a livello grafico. Vedi che l'aiuto. Era questo. Questo era un. Oh, questa ci piace, ecco, Valentina questo, di Crepax. Questa non è Valentina, però è un disegno. Vabbè, di però Guido qualcosa Crepax. Me la ricorda, non so, sì, adesso vorrei scendere nei particolari. Ecco, questa però è la copertina che si apre in tre. Sì. Ed era un gruppo sull'ondata dei gruppi dei musicisti, la nuova ondata inglese di Oltremanica, che è nata dai Procol Harum ai Jethro Tull, King Crimson soprattutto.
in tutto il mondo, soprattutto in Italia, ha dato il via a centinaia di gruppi minori con nomi anche stranissimi, nomi ad esempio tipo Biglietto per l'Inferno, raccomandata. Siamo in una fase degli inizi anni 70, 1972. Con il genere che da beat degli anni 60 diventa progressive, e lui comunque è l'esperto del progressive. E comunque al di là poi del contenuto e del valore artistico, si puntava non solo sul contenuto del disco ma anche sulla copertina, che ovviamente portava il messaggio. Sì, poi le etichette più famose avevano delle specie di laboratori musicali dove valorizzavano nuove proposte musicali e promuovevano anche delle operazioni a livello grafico notevole con grandi artisti. Adesso questi gruppi sono spariti. Sì, oppure sono durati. Vediamo qualcos'altro. Non mancano i 45 giri. Beh, certo. Diciamo che qui c'è una chicca e un pezzo da 90 che è il primo 45 dei Nomadi, della collezione dell'amico Meo, che in questo caso è... Ma tra l'altro perfetto. No, questa è una riedizione. Ho portato l'originale che ho, però. Di cui lui tiene. Io ce l'ho. Questo è il primo 45 dei Nomadi. Esatto. Era una cover, cioè una versione in italiano di un brano di un gruppo americano che si chiamava Dion and the Belmonts. Non era ancora beat, però è stato, diciamo... Poi abbiamo un classico qui, i Beatles. Di Beatles ne abbiamo a tonnellate. Sì. In questo caso ha compiuto recentemente 50 anni, certo. Ed è stato non il disco più importante, ma l'apice di un periodo molto importante a livello di cultura musicale, perché nello stesso periodo erano usciti gli LP di Jimi Hendrix, Aerial Experience, il primo dei Doors, Der Satanic dei Rolling Stones e altri. Il primo LP di Frank Zappa, che sono stati dischi assolutamente fondamentali. Con questa associazione Ernie al Disco organizza parecchie fiere un po' in tutta Italia, ben 23 all'anno, leggo, su 24 con quella di Cremona, tanti gli espositori, una vera e propria, come dire, comunità, e quindi un incontro tra espositori e tra appassionati che magari riescono a trovare l'occasione giusta. Sì. Insomma, direi che è un bel evento questo di sabato e domenica. Certo, è un bel evento. Noi di solito seguiamo gli eventi un po' in tutta Italia, o perlomeno in Alta Italia, ecco, perché non andiamo certo alla fiera di Bari o di Roma, anche se tu ci vai. Recentemente sono stati a Milano Sicilia. È sicuramente il punto fondamentale. E adesso ci sono nei vari piccoli anche capoluoghi di provincia minore, insomma, come Cremona, Mantova, eccetera. Tra l'altro leggevo una notizia, gli impianti che producono vinile non sono sufficienti, perché insomma c'è una lamentela. Sì. Alcune etichette indipendenti lamentano come in realtà le grandi major così si siano accaparrate, monopolizzate le poche industrie, le poche aziende che ancora producono vinili. È così? Sì, è così, e soprattutto una cosa interessante per noi collezionisti, magari no, è che tutti questi vinili non vengono nemmeno venduti nei negozi, molti, ma partono subito per le esportazioni, Corea, Giappone, dove il nostro Progressive, per esempio, che è il periodo che dicevamo prima, qui parliamo di ristampe. Di ristampe, certo. È collezionato in maniera spaventosa. A proposito di collezionisti, quanti dischi ha? Ma il collezionista deve avere cose essenziali, non la quantità. Non si va sulla quantità, ma sulla qualità. Se un collezionista di Beatles può avere un appartamento pieno di vinili senza avere una discografia ufficiale. Non dimentichiamo la nostra mina. E degli artisti più importanti. Ecco. Bene. Diciamo qualche migliaia, diciamo. Museo del Violino, sabato e domenica dalle 10 alle 19, la prima edizione della Fiera del Disco di Cremona. Vuole aggiungere? Sì, voglio dire che saranno 60 espositori nelle tre sale dell'esposizione del Museo del Violino. E ci sarà anche una quarta sala dedicata alle memorabilia e collezionismo musicale, e vi anticipo che ci saranno dischi autografati da David Bowie, Elton John, da Mina, da Lucio Dalla, altri artisti italiani, Vasco Rossi, ci sarà poi chitarre di artisti famosi, tra gli altri ci sarà la chitarra di Angus Young degli AC/DC, che mi ha anticipato l'organizzatore. E insomma, non mancate. Ecco, Mola, cosa vuole ricordare? No, volevo solo ricordare, anche per ringraziare
l'amico Mario, che questo è l'LP di André PFM, che ha avuto a Cremona anche al Diedron, allora si chiamava Diedron di Cappella Cantone, una esibizione dal vivo, una data anche alla quale io ho partecipato e ho recensito anche la serata. E questo è un disco abbastanza raro, ma e poi ricorda appunto un evento che è avvenuto appunto nella nostra provincia. Beh, insomma, una delle grande tournée di De André con la PFM, insomma, grandissima, era la fine degli anni 70. Esatto, va la PFN ancora, certo, avanti, però io ricordo questa serata. Grande. Abbiamo un gruppo cremonese attivo nei primi anni 70, che sono dischi molto molto, molto rari. I Flash, che venivano da un gruppo beat che si chiamavano i Cinque Monelli, e loro ebbero un'attività dal 70 al 75 e produssero la bellezza di 6 album, tra cui questo è il primo, Cercando la vita, e il rarissimo a livello internazionale, ricercatissimo, Pensando. Aneddoti, racconti, storie potrebbero essere infiniti, dobbiamo salutarci. Erminio Mola, Claudio Arisi, grazie, appuntamento grazie sabato e domenica al Museo del Violino con questa prima fiera del disco e del vinile per tutti gli appassionati. Grazie e proseguiamo con il nostro programma, Nicoletta. Grazie. Noi stiamo procedendo con i nostri timbalini di riso alla zucca, giusto, con la nostra dottoressa Annalisa Subacchi. Oggi abbiamo messo nel forno la zucca tagliata a dadini, una parte di zucca, e qui stiamo preparando praticamente il riso. Abbiamo messo, ripercorriamo il procedimento. Stiamo facendo praticamente come se fosse un risotto di zucca, sostanzialmente. Certo. Con la cipolla rossa, sì. Poi abbiamo tostato il riso e adesso ci abbiamo, invece di sfumare prima, però con il vino bianco, ci abbiamo buttato dentro subito i nostri dadini di zucca. Sfumiamo? Sarà poco, sì. Vino, No, beh, aspetta, ce la possiamo. Secondo me è giusto. Ecco qua, sembra la pozione magica di. Esatto. E praticamente prepariamo questo risotto di facciamo di zucca. Cuocere la zucca insieme al risotto stesso. Qui abbiamo fatto un brodo vegetale, ovviamente con le nickel free. Esatto, nickel free. Cosa non bisogna usare? Non bisogna usare la carota, non bisogna usare l'aglio, non bisogna usare la cipolla normale, quindi usate tutte le verdure che vanno bene per i nickel, che può essere anche la cipolla ancora di Tropea, oppure le bietole, le coste, qualche nickel riesce a utilizzare anche il porro, quindi utilizzate prevalentemente verdure per un brodo buono che non abbiano un alto contenuto di nickel. Senti, questa ricetta c'è nel tuo libro? Questa ve l'ho portata inedita per voi, inedita? Quindi è stata creata in modo inedito proprio per voi. Nel mio libro ci sono comunque altre ricette fatte da chef professionisti che si occupa proprio di allergie e intolleranze, quindi celiachia, lattosio e nickel. Questo invece è un mio regalo che grazie, ho voluto farvi e quindi doc, portarvela. Grazie Doc, giusto perché è Natale, quindi siamo tutti più buoni. Assolutamente, e assolutamente. Riceviamo i regali. Assolutamente. Beh, insomma, immagino anche quando poi vengono le tue pazienti a farsi visitare, insomma, a cercare delle soluzioni, e ovviamente poi anche la cucina è un problema nella assolutamente quotidianità. Tra l'altro sulla mia pagina di Facebook io sto mettendo anche consigli pratici su come cucinare determinati alimenti, perché la difficoltà che riscontro molto spesso è quello: ma io non ho tempo. Infatti io ho esordito dicendo: se riesco a farla io in pochissimo tempo, riuscite a farla anche a voi. Quindi sono tutti quei piatti molto comodi, molto pratici, che sono veloci e vi occupano poco tempo, però sono gustosi e dal punto di vista nutrizionale sono bilanciati. E poi sono piatti anche che vanno bene per chi non ha intolleranze, per chi non ha problemi, perché anzi è un modo sano anche di mangiare. Assolutamente. Senti, ma sai che ci sono delle persone poi che a volte magari dicono: oggi mangio senza glutine, oggi mangio senza lattosio. Secondo te, per chi non ha le intolleranze, è sbagliato fare così? È inutile, cioè potete fare una giornata senza glutine, senza lattosio, senza nickel, ma se non avete determinati problemi è una cosa inutile, perché privarsi di determinate cose se io non ho una problematica. Qua vi ho portato un prodotto senza glutine, però il riso presumo che una persona su tre lo mangino comunque, anche se non hanno problemi proprio di glutine. Però cercare proprio degli alimenti senza glutine, senza lattosio, se non ho una problematica fisica, diciamo che non è utile assolutamente. Senti, ma il lattosio chi ha problemi di
ad esempio io uso il burro senza lattosio perché certo. Secondo me è più leggero rispetto al burro con il lattosio. Potrebbe essere più leggero, quindi dal punto di vista digestivo. Mi sembra di digerirlo di più. Certo, il burro chiarificato senza lattosio è un burro che non ha più le caseine, non ha più le proteine del latte, quindi è un burro che è facile da digerire. Però se io riesco a digerire anche il burro normale, un buon burro di malga potrebbe essere una buona idea. Ogni tanto insomma ce lo fa buttiamo, bene anche quello, assolutamente. Buttiamo, non ci precludiamo nulla, ecco, però magari se c'è la torta già pronta fatta con il latte normale o con il burro normale, se non avete problemi mangiatevela comunque, si insomma assaggia, assolutamente. Senti qua, allora tu fai il, andiamo avanti con il risotto, giusto? Sì, sì, 20 minuti circa ci metterà questo riso a cuocere e poi dopo lo passeremo nei timballini e lo passeremo al forno a cuocere per il punto finale. Facciamo la gratinatura? Gliela facciamo alla fine, preferisco alla fine con gli amaretti. Allora, adesso proseguiamo la cottura del nostro riso. Giovanni, sì. Hai qualcosa da raccontarci? Sì, 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 certo, andiamo subito a vedere. Intanto vogliamo ricordarvi che siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, la pagina di Cremona 1, eccola qua, la vedete adesso, quindi è possibile seguirci anche attraverso il famoso social network che ormai è arrivato ad avere 2 miliardi di iscritti, e quindi è possibile seguirci anche così online, mobile, in giro con il telefonino, perché no. Ovviamente è possibile aggiungere il classico mi piace, magari anche, perché no, commentare. Potete vedere ore 12, potete vedere trasmissioni legate alla Cremonese, potete vedere anche il telegiornale alle 13.30 e alle 19, quindi insomma la pagina Facebook di Cremona 1. Tra l'altro c'è anche la notizia che Facebook inizierà finalmente a pagare le tasse anche in Italia, e questo, voglio dire, ci fa anche piacere. Speriamo che poi seguano anche tutte le altre aziende, da Google ad Amazon. Allora diamo un'occhiata a come apre il Corriere della Sera. Ryanair ai piloti italiani: non scioperate o sarete puniti. Il ministro Calenda dice è indegno, e quindi insomma c'è questa contrapposizione. C'è anche una anticipazione, un'indiscrezione da parte della Corriere della Sera: si vota il 4 marzo, Gentiloni non si dimetterà in carica fino alle urne, lo scioglimento delle Camere probabilmente il 27 dicembre. Infine Repubblica, che apre con il doping, il caso del ciclista From positivo durante la Vuelta, e poi la polemica sul gasdotto TAP. Emiliano Scioc questa mattina in radio, da Radio Capital, ha detto a proposito dell'esplosione di ieri in Austria: sembra Auschwitz. E vabbè, insomma, ha perso ancora una volta l'occasione per stare zitto. Breve pausa e poi musica con gli altri ospiti. Giovedì 22 dicembre arriverà l'appuntamento con il concerto di Natale all'interno del Duomo di Cremona. Roberto Godazzi, buongiorno, bentornato. Bentrovati a voi. E allora accanto a te già vediamo uno dei protagonisti, insomma, di questo concerto di Natale di quest'anno. Il maestro Antonio Greco, che è uno dei musicisti cremonesi, dico con grande orgoglio, più affermati a livello nazionale e internazionale. Si è fatto largo in città con il coro Costanzo Porta, da lui fondato e diretto, col quale si è esibito alla Ravenna Festival, al Festival di Spoleto, alle rassegne più importanti, e oggi ha lavorato con Gardiner, adesso è maestro del coro al Teatro di Losanna, per cui una carriera veramente importante. E torna con questo che è il classico concerto di Natale, quello che vanta più tentativi di imitazione, si direbbe, per citare quella rivista di Enigmistica, cioè il concerto di Natale in cattedrale sostenuto dalla Fondazione Hervé di Bustini. Quest'anno è il 22 dicembre alle 21 con il Costanzo Porta, il gruppo strumentale Cremona Antiqua, e un programma che il maestro Greco ci illustrerà lui. Buongiorno a tutti. Buongiorno maestro. Il programma, ecco, tra l'altro qui una brevissima parentesi, vediamo delle immagini, diciamo, di repertorio del coro Costanzo Porta, insomma, e altre poi ne vedremo. Ecco, ma in particolare il 22 dicembre cosa si potrà ascoltare? Il 22 dicembre abbiamo costruito un programma che verte su Vivaldi e Bach. Il Gloria RV589, che è la versione sostanzialmente più conosciuta tra i vari Gloria di Vivaldi, ed è una partitura, potremmo definirla nazional popolare forse, ma di grande bellezza.
una magnifica scrittura. E poi l'altra parte è dedicata a Johann Sebastian Bach, la quinta cantata dell'Oratorio di Natale e un mottetto che è Singet dem Herrn ein neues Lied, che è uno dei sei mottetti, quello più festoso e quello forse quello che amo di più e più coinvolgente per doppio coro e doppia orchestra. Che aggiungere, Roberto, su queste proposte? Beh, due autori popolarissimi e straordinari che tra l'altro si conoscevano e si stimavano, perché Bach era un grande ammiratore del prete rosso Vivaldi, di cui ha elaborato varie opere, e operarono più o meno nello stesso periodo. Poi Bach ha composto quest'opera straordinaria quando era maestro di cappella della chiesa di San Tommaso a Lipsia, ed è strutturata in sei cantate che venivano eseguite nei giorni, nel periodo natalizio, da Natale all'Epifania, tra il 1734 e 35, e nello stesso periodo Vivaldi scrive quest'opera per le orfanelle dell'ospedale della Pietà di Venezia. Pensa te, allora, che veniva fatta cultura anche in queste istituzioni, di cui Vivaldi era appunto il responsabile musicale, per cui veniva data un'opportunità a queste giovani sfortunate attraverso una musica di riscatto sociale. Ed è una cosa che non avviene nemmeno oggi, per dire, avveniva 300 anni fa nella Venezia di allora. Per cui opere che diremmo oggi delle icone pop in qualche maniera della musica, popolarissime, ogni tanto si ascoltano di sottofondo in sigle televisive e che il pubblico potrà riascoltare in questo meraviglioso programma da concerto. Intanto qui vediamo l'apertura, l'open day che c'è stato a settembre della sede, no? Della Costanzo Porta, è così, maestro Greco? Sì, questo era l'open day della nostra scuola in Palazzo Fodri e c'era la presentazione dei corsi con i nostri maestri. E la nostra scuola apre anche a strumenti, ma diciamo che il cuore dell'educazione passa attraverso la voce, e in un modo molto particolare, direi, perché abbiamo i nostri allievi più piccoli, potrebbero essere nati la settimana scorsa, nel senso che apriamo dai corsi da 0-36 mesi con la maestra Tea Galli, e poi invece ci sono quelli, diciamo, di alfabetizzazione, diciamo le prime note. Sì. Per i bimbi poi dai 3 ai 12 anni con Cristina Greco, mia sorella, che si occupa anche lei di didattica dell'infanzia. E dunque qui avveniva la presentazione, qua vedete i nostri maestri di flauto, viola da gamba, di pianoforte, di violino, che sono tutti professionisti. Insomma, il messaggio è comunque che fin dalla più tenera età è opportuno avvicinare i bambini alla musica, alla musicalità. Nel modo più assoluto, sì, nel questo modo aiuta. Più assoluto. Aiuta tantissimo. Io ho letto delle cose sulla matematica, cioè dei bravissimi matematici che dicono c'è un, come dire, un'inclinazione naturale al calcolo e che viene in qualche modo stoppata durante la nostra crescita, perché si aspetta il momento dell'educazione, dell'ingresso a scuola, quella eccetera, istituzionale, quella istituzionale, diciamo. Mentre invece la surgività nasce molto da prima, con la musica è assolutamente così. Assolutamente. Ecco, ma l'allievo più piccolo che avete avuto? Ah beh, cioè, abbiamo con Tea ci sono dei bimbi di 4 mesi, 3-4 mesi, perché poi quel tipo di educazione viene fatto insieme ai genitori. Ed è un livello di stimolazione e di capacità di acquisizione di una percezione più attenta. È una questione anche di rapporto poi fra la mamma e il bimbo, il papà e il bimbo. È una cosa molto dolce, e al tempo stesso quello che vedo è che i bimbi che escono da questo corso poi hanno, come dire, sono attivi sensorialmente. Ah. Ecco, ultima battuta invece che ci riporta al concerto del 22 dicembre, insomma un evento e un momento importante anche per un coro comunque sempre impegnato come il vostro, ecco, che tipo di preparativi e prove ci sono dietro al concerto di cattedrale? Beh, il programma è impegnativo, ecco. Per cui ovviamente c'è un lavoro che
parte da lontano, parte talmente da lontano che non si lega a questa annata né a questo programma, ma diciamo è il percorso di quella che è stata la nostra scuola e che è la nostra scuola, nel senso che una parte della nostra educazione è esclusivamente di stampo più professionale sostanzialmente. E dunque le prove non sono così tante, ma la strada è lunga e parte da lontano. Comunque oggi abbiamo l'ultima prova a coro solo e poi ecco, da martedì prossimo cominciamo con l'orchestra. Dobbiamo salutarci. Roberto, vuoi aggiungere? Che sarebbe bello ospitare gli allievi di 4 mesi qui a ore 12 sì, eventualmente. Li intervistiamo qui a ore 12, facciamo parlare sì, tutti qua. Sì, sì, lo farebbero. Va bene. Grazie al maestro Antonio Greco e naturalmente l'appuntamento è per il 22 dicembre in cattedrale con il concerto di Natale. Grazie Roberto Codazzi. A voi, a presto. Benissimo, proseguiamo, andiamo in cucina. Nicoletta. Io ho le mani tutte imburrate, sto cercando uno straccio, eccomi qua. No, grazie. Perché provato. Abbiamo fatto praticamente tutta la fase dell'imburramento dei pirottini, perché adesso col burro chiarificato, burro chiarificato ovviamente, adesso dobbiamo mettere praticamente il nostro riso con la zucca che abbiamo preparato dentro nei pirottini. Esatto, poi il forno ventilato 180 gradi per una mezz'oretta circa, sì, in modo tale sì, che proviamo. Mezz'oretta, mi sa che sì, noi abbiamo meno tempo, abbiamo 25 minuti e quindi... Facciamo durare 25 minuti. Durerà 25 minuti, ma ce la faremo. Assolutamente. Sempre una corsa contro il tempo qua a fare le ricette, eh? Certo. Ecco qua. Potete anche mangiarlo così con una spolverata di amaretto sopra, eh? Sì, quindi possiamo fare anche una variante. Però così fa proprio il timballino che è carino anche da portare in tavola. Assolutamente. Va bene, allora adesso mettiamo i nostri pirottini e poi li inforniamo e... ci prepariamo poi alla fase finale quando sforneremo, faremo questo bel timballino di riso alla zucca con gli amaretti, se ovviamente non avete problemi di nickel, e vedremo qual è il nostro la dadolata di zucca che è nel forno e quindi che sta già cuocendo. Sta cuocendo. Sì, esatto. Sì, sta una bella brustolenta. Volevo ricordarvi che la zucca ha pochissime calorie, come alcuni pensano che possa essere molto calorica, invece non ha neanche 100 calorie per 100 grammi, quindi è bassissima come proprietà calorica. È diuretica, disintossicante, ricca di vitamina C e quindi aiuta ad alzare le difese immunitarie. Bello, quindi anche quando ci facciamo delle belle vellutate in questo periodo sono assolutamente perfette. Benissimo, allora mettiamo nel forno, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Verso il viaggio della memoria che quest'anno arriverà a metà aprile del 2018, intanto ci sono alcuni eventi collaterali in preparazione di questo viaggio che porterà ancora una volta centinaia di studenti sui luoghi della Seconda Guerra Mondiale, in particolare nei campi di concentramento. E allora viene ricordato anche il 69esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'organizzazione di Ilde Bottoli, che saluto, buongiorno professoressa, buongiorno. Ha pensato Grazie. Di parlare con un grande fotografo di guerra che abbiamo qui oggi ospite nel nostro studio, che saluto, Livio Senigallesi, buongiorno. Buongiorno. Domani Livio Senigallesi incontrerà gli studenti del Torriani a Cremona e poi in tarda mattinata si sposterà a Crema. Vorrei fare una precisazione, l'iniziativa è per tutte le 17 scuole della rete, quindi incontrerà al Torriani gli studenti delle scuole di Cremona. Ok, che Torriani diciamo più capiente. Eh sì, perché ha l'aula magna e poi certo, è la scuola capofila, quindi dobbiamo anche ringraziarlo per l'enorme collaborazione e lavoro che fa per permettere queste iniziative. E quindi diciamo appunto in preparazione di questo viaggio della memoria, sì, voi organizzate una serie di eventi proprio per introdurre poi gli studenti nell'argomento. Esatto, e i diritti umani sono strettamente collegati col lavoro di memoria, perché la memoria deve servire per capire il presente e per interrogarci sul presente. E qui abbiamo un grande testimone di questi anni del dopoguerra, di queste terribili guerre che hanno visto una continua violazione dei diritti dell'uomo. Ha una grande forza, è un uomo della verità,
a rischio anche della propria vita, oltre ad essere un grande fotografo. Un grande fotografo, appunto, che è originario di Milano, ha iniziato la sua carriera nei primi anni 80, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in quegli anni non si è dedicato alla Milano da bere. No. Nonostante, diciamo, la vicinanza. La mia formazione mi ha portato diversa, altrove. L'ha portato altrove e subito si è occupato, leggo, dei temi che erano legati alla realtà italiana, le lotte operaie e studentesche, l'immigrazione, l'emarginazione. E a proposito di immigrazione, lei lo scorso anno ha seguito quella che era stata definita la rotta balcanica, no, degli immigrati. Esatto. Continuo a dedicarmi a questo tema perché ritengo che sia l'olocausto dei giorni nostri. Io da reporter di guerra li ho visti partire per anni e anni e anni dalle zone di conflitto e adesso vediamo il prodotto di tutte queste guerre anche umanitarie, no? Questo è il conto che deve pagare la nostra società, quindi quando sbarcano sulle nostre coste io so già da dove provengono, ho frequentato i campi profughi, ho risalito tutta la rotta balcanica, rotta che non è chiusa come immaginiamo, ma è che solo parzialmente chiusa. E quindi il mio lavoro è dedicato alle vittime di guerra, ma soprattutto a raccontare le persone che diciamo generalmente non vengono raccontate. Dietro quei volti, dietro quella gente che sbarca sulle nostre coste, ci sono persone come noi, no? Per cui diciamo che faccio un lavoro di approfondimento. Ecco, ma allora, alla luce della sua esperienza che le consente di avere uno sguardo un po' più allargato su questi eventi, l'informazione che noi riceviamo è distorta? È parziale, superficiale, cioè io per fare un lavoro serio lungo la rotta balcanica dove ho prodotto reportage fotografici, ho scritto storie, ho scritto un libro, ho anche prodotto un documentario filmato, serve un anno di lavoro, quindi diciamo che secondo le regole del buon giornalismo serve tempo per raccogliere delle storie e percorrere con i profughi le rotte per capirne di più. Quindi diciamo che oggi che tutto scorre veloce, non c'è tempo per raccontare le storie fino in fondo. Ho visto delle cose che non avrei mai voluto vedere lungo la rotta balcanica. Si parla di torture, si parla di sfruttamento, si parla di traffico di organi, perché i migranti vengono sfruttati fino all'osso. Se non possono pagare i trafficanti, vengono spolpati, vengono vivisezionati, vengono venduti i loro organi sul mercato internazionale. Quindi oltre agli anni di guerra e di sofferenza c'è la migrazione come diciamo ultima speranza e poi ho scoperto anche queste cose che sono diventate anche state usate da Amnesty International per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale perché non ne sappiamo abbastanza. I recenti accordi siglati dal governo italiano stanno incidendo in maniera sostanziale sull'arrivo degli immigrati in Italia, sono accordi che sono stati anche molto criticati, lei come la pensa? Io vedo le cose dal terreno, cioè credo a quello che vedo, di conseguenza io vedo che i barconi partono ancora, sicuramente ci vorrebbero delle strategie internazionali e soprattutto una politica europea di maggiore accoglienza o comunque una politica più chiara perché non si può da anni e anni e anni agire solo diciamo di stomaco, di pancia sull'onda dell'emergenza. Ecco, le foto che stiamo vedendo a cosa si riferiscono? Questa nello specifico l'ho scattata in Ruanda subito dopo il genocidio nel 94. Io mi sono occupato dei conflitti diciamo attuali degli anni 80, 90 eccetera eccetera fino ad oggi, ma ho anche ripescato nei conflitti del passato, quindi anche sono sempre stato portato a ritornare negli stessi posti per capire le conseguenze di una guerra, quindi anche i traumi come questo di Srebrenica, cioè guerre che non finiscono mai, no? Fosse comuni. L'anno scorso per esempio sono andato in Giappone e ho compilato l'ultimo capitolo del mio libro, che è un libro di memorie su questi 40 anni di vita vissuta intensamente, l'ho dedicato a Hiroshima. Si parla tanto oggi di possibile rischio nucleare, ma nessuno di noi ha
la capacità di capire fino in fondo per quanto, non dimenticare, certo, quanto incida anche sulle vite di quelle persone. Ecco, Memories of a War Reporter è questo libro che è uscito nel 2017, da poco, e lei in questo libro raccoglie le foto che quindi è un racconto dei luoghi dove lei toccati da lei durante la sua carriera. Sì, esatto. Molto spesso ci sono dei racconti e delle storie scritte, perché parole e immagini vanno di pari passo, e soprattutto ci sono storie o inedite, perché non si può pubblicare tutto, certo, oppure non c'era spazio, diciamo, per pubblicare sui, non c'era spazio per pubblicare sui giornali, e quindi ci sono anche delle storie scomode. E diciamo che questa è un'opera in cui io voglio raccontare tutto fino in fondo. Non è, deve essere stato facile scegliere la foto di copertina. Beh, diciamo che nel mio archivio ci sono delle foto molto importanti, molto forti, e per cui è stato un piacere assemblare questo libro, perché era anche un modo di scavare dentro di me e di rimettere un po' d'ordine nei cassetti della mia memoria. Ecco, lei incontrerà domani gli studenti e parlerà appunto delle sue memorie di reporter di guerra. Già, insomma, ci ha fatto capire che potrebbe e sarà senz'altro un incontro estremamente interessante. Lei, le piacciono questi incontri con i giovani? Sono utili? Da anni mi impegno proprio in questa opera di testimonianza dedicata ai giovani. È un libro che ho dedicato ai miei figli, ma è dedicato a tutti i giovani, e soprattutto è bellissimo andare nelle scuole e fare in modo che queste storie che io ho prodotto per i giornali italiani o stranieri poi dopo rivivano, ma con un altro spirito, e che è quello di donare ai giovani la sensibilità per la storia, studiare la storia del passato per conoscere il nostro presente. Quindi io appena arrivo adesso da Parigi, sono arrivato ieri da Parigi, dove ho fatto degli incontri nelle scuole di Parigi, e poi sono lieto di essere qui a Cremona, la settimana prossima in altre città, ed è ormai una vita dedicata al giornalismo, ma anche alla testimonianza. Benissimo, allora domani due incontri, Aula Magna del Toriani dalle 8.30 alle 10, poi dalle 11 invece nell'Aula Magna dell'Università a Crema con Livio Senigallesi, Memorie di un reporter di guerra. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Grazie a Elde Bottoli, e insomma, avremo modo di rivederci nel nuovo anno per parlare ancora del viaggio della memoria. Voglio ringraziare questa televisione, questa rete, lei, perché ci accogliete sempre così con molta gentilezza. È un piacere e anche un dovere quando si toccano questi temi. Grazie. Andiamo avanti, Nicoletta. Ci armiamo di guanto, perché abbiamo i nostri semi di zucca che stanno saltando come popcorn nel forno. Vediamo se riusciamo a essere colpiti da qualche seme di zucca che abbiamo tostato. L'esperimento è riuscito. Annalisa? Sì, dai, quindi diciamo di sì. Direi che adesso, belli croccantini, andiamo ad assaggiarceli. E nel frattempo, intanto, mentre io tra poco vado sul divano a salutare i nostri prossimi ospiti, tu mi prepari tutto il timballino, lo tiri fuori. È a posto? Perfetti. Sono pronti. Un po' di sale ci metterei, ma sono perfetti. Un po' di sale. O corn. Più dietetici dei popcorn. Esatto. Ricchi di magnesio. Vanno bene come spuntino, potremmo utilizzarli oggi pomeriggio. Un po' di sale, brava. Un po' di sale, porterò in studio. Brava. Allora vado sul divano, allora. Vado. Ok, prendo la mia cartelletta da davanti. E parliamo di Santa Lucia con il Trade Union. Buongiorno. Allora, eccoci qua con Enrico Ferrari, vicepresidente del Trade Union, con Claudio Bodini, past president, posso chiamarti? Beh, giusto, corretto. Esatto, past president. E con Pinuccia Meazza della Fondazione Madre Rosa Gozzoli. Buongiorno e benvenuti. Allora, la tradizione della Santa Lucia per il Trade Union si rinnova. L'anno scorso è stata una grandissima giornata di festa. Bene, e quindi anche quest'anno si replica, ovviamente. Claudio. Sì. Abbiamo voluto, tu sai che il Trade Union aveva questa tradizione di 50 anni fa della Santa Lucia e i bambini poveri, e l'anno scorso ho avuto la fortuna di essere io presidente, ho voluto riprendere, ripescare dal cappello questa bella tradizione. E devo dire che ha avuto un grandissimo successo, anche grazie a Pinuccia che ci dà sempre una mano, e abbiamo avuto questa fortuna di conoscere queste case famiglia. Sono 6 case famiglia del Cremonese. Intanto stiamo vedendo le immagini appunto dell'anno scorso, quando c'è stata consegna dei regali arrivati direttamente da Santa Lucia.
dagli aiutanti di Santa Lucia. Dagli perché esatto. Sì. Abbiamo, dopo ti farò, ti leggeremo qualche letterina e ci chiamano gli aiutanti di Santa Lucia. Esatto. Magari per l'anno prossimo chiederemo a Santa Lucia se può venire, magari con l'asinello. Esatto, così insomma. E allora abbiamo avuto questa bella, questa fortuna di trovare queste realtà meravigliose che ci sono a Cremona e di avere questa, riuscire a trovare queste letterine. Quest'anno siamo riusciti a trovare 65 letterine. Caspita! Sì, veramente tante, e cerchiamo di soddisfare i desideri di questi bambini. Noi consegniamo ovviamente queste letterine a Santa Lucia, la quale lei provvede. Fate da intermediario. Brava, esatto. La quale provvede a... Beh, guardate qui, insomma, la soddisfazione nello scartare i regali lo scorso anno. Ecco qui proprio Claudio con Pinuccia. Pinuccio, insomma, per i bambini è davvero una giornata di festa incredibile. Sì, i nostri bambini l'attendono con gioia. Vengono proprio, viene creata tutta l'atmosfera per loro. E questo è il secondo anno che possono avere questa novità di questi aiutanti di Santa Lucia che rendono la giornata speciale. Ecco, noi abbiamo la possibilità tra l'altro di poter fare questa manifestazione in questo teatro che aiuta tutti ad incontrarsi, perché la cosa bella di questa giornata è che oltre ai regali che sono naturalmente importanti per i bambini è che il teatro diventa un luogo di incontro sia tra queste case famiglia che accolgono donne e bambini ma anche con questa associazione che ha avuto la sensibilità di far vivere ai bambini questa realtà, questa tradizione di Santa Lucia per bambini che vengono da tutto il mondo. Quindi da un lato c'è la voglia di rendere sempre viva e presente questa giornata che tra l'altro non è in tutta Italia ma è proprio certo. Delle nostre zone e farla conoscere a questi bambini di tutto il mondo che noi incontriamo e loro incontrano noi, le nostre storie, le nostre tradizioni, lo fanno con una gioia immensa. E l'appuntamento in teatro oggi è per le 5, giusto? Sì, oggi è per le 5 perché loro vanno a scuola, quindi stamattina sono andati molto caricati perché attendono oggi pomeriggio, poi seguirà un rinfresco, quindi una giornata piena, ecco. Perfetto, allora Enrico, insomma, davvero un appuntamento incredibile per il vostro gruppo. Incredibile e sentito. Noi aiutanti di Santa Lucia c'è stata una grande partecipazione e una grande emozione. Quando Claudio ci ha letto alcune delle letterine l'emozione dopo era forte. E posso dire che l'emozione che questi bambini ti fanno trasparire da poche righe, scritte anche in modo elementare, per noi adulti è il cuore di Santa Lucia è sempre emozionante, sì, qualsiasi età si abbia, giusto? Però sì, qui hanno avuto anche degli slanci che ci fa capire quanto noi siamo fortunati e esatto, quanto è importante presidiare anche queste situazioni e per chi può dare una mano. Esatto, Claudio, sentiamo qualche letterina e allora. E poi ecco una cosa che volevo, non è il dare del denaro per poi qualcuno va a prendere i regali. Tu sai che ogni socio va a comperarsi il regalo e lo va a consegnare materialmente ai bambini, quindi diventa un aiutante di Santa Lucia. Ce ne sono due o tre che volevo leggervi, che sono molto belle, per esempio questa bambina che si chiama Purity e ci scrive: cari aiutanti di Santa Lucia, io vorrei il costume con le ali di Gufetto, se è possibile, che non so chi sia però. Perché dopo lì bisogna fare tutta una serie di studi per esatto, capire. E poi è bello perché non dice: non chiedo altro perché altrimenti non avete più soldi e gli altri bambini restano senza regalo. Va, che generosa, bello. Brava Puriti. Poi questa bambina si chiama Sara, mm-hmm, questa cara Santa Lucia, quest'anno mi piacerebbe avere l'orso tattoo, spero mi potrai accontentare, ti ringrazio, eccetera, eccetera. Fammi sì, vedere che le facciamo molto, vedere. Guarda che bella questa. Esatto, poi esatto, guardate sì, che letterine, che letterine insomma di un certo livello, con disegni bello, fatti molto bene, con i pacchettini, scritte insomma proprio in modo assolutamente preciso. Anche questa è bella. Cari aiutanti di Santa Lucia, io vorrei un microscopio elettronico per bambine. Per bambine, perché c'è quello, si vede che c'è quello. Se è possibile darlo, ovviamente, grazie. E poi, poi proprio c'è il disegnino che ho scritto su, è un microscopio. Poi dice: grazie per tutto il lavoro che fate, ne terrò conto. Quindi insomma, se fate i bravi anche voi, poi bellissimo, dopo. Vedo che i cuori insomma spopolano nei disegni, sì, perché vuol dire che insomma c'è tanto affetto, tanto riconoscimento. Sì, sì. E questa qui, l'ultima, Anita, che si vede che non ha proprio
inquadrato bene, mi dice: caro Babbo Natale, vorrei il laboratorio dello Schifidol, che non so cosa sia, e anche tutte le cose di scuola, eccetera, eccetera. E qui è bello perché fa il suo disegnetto, te la do così, viene inquadrato. Anita qua. Si chiama. Bello. E sono stati divisi poi per comunità, giusto, anche sono i regali? Sono stati divisi, sì, per comunità. E quindi ogni comunità ha preparato la sua lista con i nomi dei bambini che poi sono stati consegnati. Certo. Ai vostri soci. Quindi oggi tutti i soci ovviamente saranno presenti. Speriamo, e emozionati. Sì, per il momento di lavoro, però esatto, alle 5 sì, perché saremo siamo sempre tutti impegnatissimi, certo. Però sono momenti in cui vale la pena fermarsi e così vedere i sorrisi di questi bambini che regalano un momento così, che dà anche significato a tutta la frenesia che abbiamo quotidianamente, giusto? Una giornata emozionante e soprattutto ci si rende conto di tante realtà. Con Pinuccia a volte facciamo delle riflessioni, veramente non ci rendiamo conto che noi siamo veramente molto fortunati e che ci sono delle realtà molto difficili. Io devo dire grazie a questo, tra virgolette, cuore cremonese, che tante situazioni queste persone sono di grande aiuto e risolvono situazioni familiari veramente molto molto difficili. Sì, molto difficili. Sì. Complimenti dunque allora a Pinuccia Meazza per tutto il lavoro che fa quotidianamente tutto sì, l'anno noi sempre e tutte le altre associazioni con tutte le altre associazioni ovviamente. Siamo veramente in rappresentanza, sì, delle altre associazioni. E ringraziamo l'associazione perché è il secondo anno che ci fa vivere questo bellissimo momento. E siamo momento. Convinti che questa tradizione andrà avanti speriamo, ancora per tanti anni. Veramente, sì. Speriamo. Complimenti a Trade Union e buona festa allora oggi con tutti i ragazzi. Sono sicura che abbiate fatto un ottimo lavoro. Vado in cucina per vedere con la nostra Annalisa i nostri timballini. Eccoli, sono sfornati. Manca la dadolata. Dadolata, cosa hai messo? Quindi hai fatto hai messo la dadolata di zucca, giusto? Sì, esatto, okay. C'è qualche seme di zucca che si trova nella dadolata. È finito dentro, ma... Esatto, i timballini dovete avere una laurea in ingegneria per riuscire a farli venire belli. Ma no, perché ci volevano ancora una decina di minuti, sì. Secondo me perché dovevano compattarsi... Perfettamente, però ma è sono un piatto venuti. Colorato. Ma brava, brava. Ecco qua, allora dobbiamo stappare del vino anche. Si può bere con le intolleranze il vino? Certo. Ci sono i solfiti, ma non ce ne frega niente dei solfiti. No, giusto? Mi spiace un po' per i nickel che non potranno godersi un buon bicchiere di vino, però esatto, gli altri intolleranti gli altri va listo? Sì, tosato. Arriva sempre un momento che ho sempre un ruolo importante in questa televisione. Sì, è sempre un ruolo importantissimo. Com'è? Che... Ci spiace per i nickel, ma al bicchiere di vino, al bicchiere non si rinuncia. Chi se ne frega dei solfiti me lo segno. Chi se ne frega dei solfiti, no, guardate qua. I ma sarà senz'altro vino biologico, perché poi c'è anche certo, questo, no? Certo. Beh, certo. Qua, te l'ho già tirato qua, fuori. Sì. Ma non ce la posso fare in 30 adesso, secondi. No, ce la puoi fare. Adesso io vedi, provo anch'io a fare la l'incoraggiamento della tosata. Sì. Vedere se viene il timballino. Con i due coltelli. Ah, devo prendere. Hai già fatto l'esperimento tu? Esatto. Faccio vedere questa fase delicata, se viene fuori. Oh là là. Intanto, qua lì sto stappo. Potrebbe venire meglio perché è più freddo. Sì, vero? Forse va aspettato. Sì. Va aspettato che compatti. Tac! Un applauso se viene. No, 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 non si staccherà mai. Vuole la musica così d'atmosfera. Va, ma che ne è rimasto un po' sotto. Però dai, va assunto abbastanza, guardate qua. Benissimo, allora, grazie alla nostra dottoressa Annalisa Subacchi per essere stata con noi. Ti grazie aspettiamo perché poi ospitato. Il nuovo anno c'è anche un po' di novità che ci assolutamente racconterai. Noi ci vediamo domani. Grazie. Buona Santa Lucia a tutti, bambini divertitevi, buona giornata. Ci vediamo domani. A domani, ciao, ciao a tutti. Ciao.